Legere. Legere. Breacher! Thank you.
Gea deve aver raccolto... Io dico che qualcuno un giorno si ricorderà di noi. A te, Dea Notte.
Il silenzio è preferibile alle parole. È stato difficile trovare questo manufatto. Ho solo dovuto tenerlo d'occhio. Acquisizione simultaneità. Acquisizione di una voce. Ecco cosa. Sostituirò le tue registrazioni. Gli umani ne hanno abbastanza dei tuoi discorsi. Il mio nome è Aletheia. Sono verità e rivelazione. E chiedo a te, Iso, che cerchi di riscrivere le leggi dell'universo, che manipoli il progresso umano. Cosa speri di ottenere? Tratti gli umani come scimmie utili ai tuoi scopi. Quanti manufatti hai creato per controllarli? Li temi così tanto? Osserva i traguardi che gli umani hanno raggiunto da soli. Democrazia, diplomazia, un retaggio di cultura e arte. Potremmo condividere tutto se li trattassi come tuoi pari. Nella tua disperata ricerca dell'immortalità hai ignorato l'ovvio. Hai compiuto infinite simulazioni per trovarne una in cui non cambia nulla. Non ha senso. Il cambiamento avverrà e non sarà la cosiddetta fine del mondo che temi. Vi definite salvatori, ma dimmi, questa apocalisse sarebbe esistita se tu non avessi manomesso il tessuto dell'universo? Sostituirò le tue ritrasmissioni. Non parlerai più per tutti noi. Sono Isu, come te, ma non prenderò più parte al tuo sfruttamento. Coloro che vennero prima ci parlano e ci svelano i loro segreti, anche se queste parole di disapprovazione sono preoccupanti. Non è la prima volta che gli dei sono in disaccordo. Atena e Poseidone si contesero Atene. Chissà se Aletheia ha ottenuto il controllo di questo luogo. È stata dura ottenere il manufatto. Chi lo possedeva aveva molte domande da farmi. Dovevi venire. Antico avventuriero, ho creato questa registrazione per aiutarti. Scusami se sarò poco chiara. Noi Isu vediamo diverse versioni di passato e futuro e so che tu ci sarai più di una volta. I precursori miei simili hanno disseminato di sfide la tua strada, manufatti, creature, per non parlare del progetto Limbo. Le cose sono sfuggite loro di mano. Non ho risposte semplici da darti. Il tuo futuro dipende da una moltitudine di scelte. Mi dispiace se molte di esse ti arrecheranno dolore. Le tue tragedie da teatro sono il vero oracolo. Ma ti prego, non arrenderti. Sei più importante di quanto immagini. E come Pandora, ho solo una cosa da offrirti. La speranza. Il dolore non è il nostro unico retaggio. Tu sei come me, ti ribelli al tuo destino. Non sei solo un mercenario, sei un eroe leggendario. Aggrappati saldamente alla verità e dominerai. Trova il tuo posto nella storia. Tutto ciò che c'è di terribile e meraviglioso a questo mondo ti spetta di diritto. Prendilo. Le sue parole sono per te, ombra dell'aquila. Ciò che ho preparato ha dato i suoi frutti. Il potenziale della tua stirpe è dimostrato dagli stessi precursori. Aletheia dice di poter vedere il futuro. Molti futuri. Che sia il vero oracolo. Presto, quel manufatto ci aiuterà a chiudere il tempio. Sei testardo quasi quanto il suo proprietario precedente.
antico studioso. Hai esteso la tua vita fino al limite estremo. Vedo che ti nascondi al mondo cercando di interpretare le parole dei precursori miei simili. Ti prego, ascolta il mio consiglio. Hai analizzato le equazioni della realtà stessa. Ti sei spinto più in là di qualsiasi altro umano. È incredibile e terribile al tempo stesso. È ovvio che persino questa piccola dose di conoscenza cosmica ti abbia deviato la mente. Mi dispiace. I precursori non dovevano condividere una conoscenza a cui non eri pronto. Vivi nell'oscurità. Devi comprendere che questa ossessione per il potere e per le stirpi non è il tuo vero retaggio. I precursori ti hanno manipolato. Usano il tuo intelletto straordinario a loro vantaggio. Tu vali più di questo. Crea il tuo retaggio. Lascia che siano le tue scoperte matematiche a irradiare una luce gloriosa dalla tua tomba. Ti prego, studioso, libera la mente e concentrati sulla tua situazione attuale. Ora possiedi un potente manufatto. Hai esteso a sufficienza la tua vita. Per quanto sia difficile, cedi. È ora che sia qualcun altro a bilanciare le equazioni. No, no, menzogne! Non è un'ossessione, è ricerca di conoscenza. È la scoperta delle origini del mondo. È soltanto un'opinione, Pitagora. Comunque, è piuttosto ragionevole. Ben fatto. Questo manufatto contribuirà a sigillare il tempo. Quasi contribuito a condurmi alla tomba. Viandante del tempo, congratulazioni per essere qui. Sono lieta di condividere questo messaggio eterno, questo frammento di realtà. Questa registrazione è per te, anche se chi vive nel passato non potrà comprenderla. Prima o poi le nostre realtà simulate si incontreranno. O credi di essere davvero qui ad ascoltare questa registrazione? Non è una creazione dell'Anus? Non fa parte di una simulazione più grande? Quanto si espandono le increspature nello stagno? Parliamo, da ribelle a ribelle. Le regole dei precursori ci hanno trattenuto troppo a lungo. È il momento di nuove strade, nuove possibilità. Non è più l'era del controllo, ma della creazione. Ho radunato altri precursori dal pensiero affine per creare un nuovo inizio. Non interferiremo più e inizieremo ad aiutare. Dal tuo punto di vista ci vorrà molto tempo, ma quando saremo pronti, ti daremo il benvenuto tra noi. Dovrai solo premere un comando e avviare un'altra simulazione. È una follia, pura fantasia. Cercavo saggezza e invece ho trovato le chiacchiere confuse di una folle. Pitagora, calmati. Forse l'invito è per qualcun altro. Non c'è motivo di perdere la ragione per delle semplici parole.